Vicky Malterazza, prima di tutto ti faccio i complimenti per aver fatto un'iniziativa bellissima, aver dato la possibilità di entrare tantissime donne e poi vedere una bella partita e soprattutto una bella vittoria del Lugano. Sì, no, cerchiamo sempre di poter avvicinare anche le donne a questo sport che è un po' più maschile, perché chiaramente il sostegno anche femminile è importante. E io come donna, poi se vengono delle persone di sesso femminile, sono anche contenta. Poi con tutti questi maschioni è anche giusto che ci siano le donne a vedere le partite. Una volta si veniva alle piste incappucciati, faceva un freddo cane, adesso venire anche alla Corner Arena è diventato, si può addirittura sfoggiare addirittura vestiti corti. Sì, devo dire che probabilmente il clima di quest'anno ci sta aiutando. Anch'io mi sono accorta di questa cosa quest'anno per la prima volta, il freddo non si è mai sentito e diventa sicuramente più piacevole. Cosa si può fare per portare 6.000 persone come stasera, o magari anche 7.000 qui a Lugano, con una squadra che sta facendo divertire? Sì, no, sicuramente questa squadra meriterebbe un seguito un po' più importante, ma penso che tocca a noi convincere la gente a venire non solo per le partite che contano veramente, ma anche durante la stagione, a sostenerci, anche perché senza il loro supporto non arriviamo fino a dove vogliamo arrivare. La scommessa Gianinazzi la state vincendo alla grande? Sì, il piano Gianinazzi era già previsto e l'abbiamo anticipato solo di un paio di anni e siamo contenti del suo operato. È un ragazzo molto, molto preparato, molto maturo malgrado l'età giovane, e siamo contenti, ma non avevamo nessun dubbio su questo. Questi 6 stranieri stanno facendo divertire sempre di più il pubblico. Quando potremo avere anche qualche giocatore del Lugano in nazionale svizzera, oltre a Turcaf e Müller? Ma questo dovete chiederlo a Patrick Fischer. Penso che ci sono tanti giocatori a Lugano che potrebbero anche indossare la maglia di Lugano. E faccio un nome su tutti, Schlegel, non è mai stato chiamato e questo mi sorprende molto, però vabbè, arriverà anche il suo momento. E noi abbiamo anche tanti giocatori che giocano a Lugano ma che non hanno il passaporto svizzero, come Peltonen, come altri che adesso non mi viene neanche, non mi vengono i nomi, ma sicuramente meriterebbero di giocare nella nazionale, ma purtroppo non possono. Ci sono qualche tifoso da Varese, da Como, da Milano che vengono a vedere le partite delle ticinesi, e vedere anche qualche giocatore italiano far bella figura sia nel Lugano che nell'Ambrì fa ben, insomma, un po' un vanto per noi italiani. È un vanto per voi italiani, sì, a noi fa piacere se vengono anche gli italiani del nord, perché siete i nostri vicini di casa, e che sicuramente è una bella cosa, anche perché penso che in Italia si viva un po' troppo solo di calcio. Anche perché la tua Juve quest'anno va meno bene della mia Inter. Beh, la mia Juve ha vinto 9 anni di fila, quindi possiamo anche permetterci qualche anno di buca. Grazie, complimenti e in bocca al lupo per quello che stai facendo per questa società. Viva sempre il lupo.